Non ho altre domande. Tocca a me? Sì, signor Melman. Ciao, Gus. Tu pensi che sono matto? Hai cercato di strangolarmi, Murray. E significa che sono matto? Io non sono uno strizzacervelli. Già, ma te ne stai lì a dire che sono suonato. Che cosa ho fatto? Ho gridato per la strada? Mi sono calato i pantaloni in pubblico? Tu stai perdendo il contatto con la realtà, Murray. La realtà? La realtà era un branco di brutti vecchi sdentati che discutevano su quello che avevano mangiato. La prego, signor Melman. Mi scusi, vostro onore. Gus, parli ancora col tuo amico Mitchell? Ma certo, non lo sai, tutti i giorni. E vuoi dire al giudice dove si trova Mitchell adesso? Certo, è seduto qui sulla mia spalla come al solito. Cosa posso dire, vostro onore? Come provare che non sono pazzo? Me lo dica. Ammetterà, signor Melman, che il suo comportamento fa sorgere qualche dubbio. Che cosa faccio di così terribile? Supponiamo che io entri in un mondo tutto mio. Che male c'è? Penso che sua figlia abbia paura che un giorno o l'altro lei possa far del male a se stesso. La prego, le dica di non preoccuparsi. Me la cavo benissimo da solo. Signor Becker. È proprio cosciente quando assume il ruolo di Perry Mason, un personaggio di un telefilm. Pienamente cosciente. Eppure ha detto sua figlia che non lo era. Stavo scherzando con mia figlia, tutto qui. E quando ha chiamato il fatturino che lavora alla McKenzie & Brackman, tenente Colombo, lei stava scherzando anche con lui? Sì, infatti. E scherzava quando si è messo una divisa e ha guidato un mezzo pubblico? Ma stavo facendo il buffone. Oh, avanti, signor Melman. Senta, saccentone. Le sto dicendo com'è andata. Forse non mi vesto bene come lei, ma indosso un paio di mutande pulite ogni mattina e faccio 3 pasti al giorno. Me la passavo benissimo prima che arrivaste voi. Perché Perry Mason, papà? Signorina, lei ha un avvocato qui. Vostro onore, lei aveva detto che dava una certa libertà. Mi concede di fare qualche domanda al convenuto? D'accordo. Papà, papà, tu guardavi molti altri telefilm in televisione. Perché non ti sei mai immedesimato in Gianni e Pinotto, o J.R. o Cabot Alden? Perché Perry Mason? Perché lui è un uomo che non si arrende mai. Perché non smette mai di cercare la verità. Ma non scappa lasciando Della Street sola e abbandonata. Vi ho fatto un grosso favore. Non è vero. Ero sempre un fallito, qualsiasi cosa facessi. Se sei un fallito è perché te ne sei andato via. Quel tenente maledetto! Ha accusato la vedova, che è innocente. A chi si rivolge, signor Melman? A lei, vostro onore. L'assassino è il maggiordomo. È lui che ha staccato la luce e ha messo il serpente a sonagli nel letto del padrone. Signore. Ma al processo lo sistemo io. Farà la sua solita figuraccia. Come sempre. Quando è l'ultima volta che ha visto il tenente e gli ha parlato? Venerdì scorso. Gli ho detto, senta, stamani le ha telefonato la mia segretaria e lei c'era, ma si è fatto negare. Ma sì, certo che c'era. Ha lasciato anche un mozzicone del suo sigaro. Chi sono io, signor Melman? Ma che dice, vostro onore? Lei è il giudice di questa puntata. Quello che alla fine dirà, avvocato Perry Mason. Lei ha ragione. Papà! Ah, è bello spiegarsi ogni Sarà tanto. Sarà meglio fare una breve interruzione. Sì, è meglio, vostro onore. Ho un paio di testimoni che faranno diventare verde il tenente. Vedrete! Allora, che c'è? Possiamo accendere la luce? Che me lo domandi a fare? Tanto farai quello che vuoi da oggi in poi. Vorrei che ci fosse stato un altro modo per aiutarti. Beh, ormai è fatta. Puoi dirmi cosa devo aspettarmi? In che genere di istituto andrò? Ci saranno le sbarre alle finestre? Camicia di forza? Elettroshock? Non ci sarà niente di tutto questo. No! Beh, allora dimmi come sarà. Non lo so. Non sarà certo un altro villaggio per pensionati. Lì non vogliono persone un po' toccate. Ma non abbiamo nemmeno cominciato a cercare. Mi rinchiuderai in un ospizio? Non voglio rinchiuderti da nessuna parte.
Cercheremo un posto dove ti troverai a tuo agio e se poi non ti piace puoi anche andartene. Non voglio andare in un ospizio. Beh, forse dovresti vedere come sono fatti prima di dirlo, no? L'ospizio è un posto dove finisci quando sei pronta a morire. Quando il mondo non ha più bisogno di te. Dove ogni giorno è identico all'altro. Io devo sapere che servo ancora a qualcosa per campare. Anche solo a distribuire dei volantini. A scommettere $2 su un cavallo. Puoi vivere con me, papà. Non può funzionare. Può darsi di sì. Tu hai la tua vita, è giusto. Ora tu ne fai parte. Coraggio. Andiamo. Facciamo i bagagli. L'affitto è pagato per tutta la settimana. Io vorrei che tu venissi con me adesso. Che fai? Niente. Guardo la televisione. Non trasmette. Dettagli. Sai cosa avverrà quando diventerò tonto? Non dovrò più pensare alle ragioni logiche per fare ciò che voglio fare. Avrò davvero carta bianca. Tu non diventerai tonto. Sì, invece. L'ho letto in un articolo. Si va disgregando il cervello. Si torna bambini. Lo sai che mi spaventa più di tutto? Che non saprò neanche ciò che non so più. Voglio dire, come saprò che non so più una cosa? O che una volta la sapevo, ma che l'ho scordata? Come saprò la differenza? Lo saprai. Lo saprai perché io sarò qui vicino a te, ad aiutarti. Ricordi? Una volta dicevo, quando sarò vecchio, può darsi che avrò solo le mie memorie. Già, pensiero ottimista. Non voglio dimenticare. Non voglio dimenticare il primo bacio con tua madre. Fu allora che mi innamorai di lei. Non voglio dimenticare la prima volta che io e te andammo a pesca. Avevi 6 anni. Io e te e basta. Soli, soletti. Me lo ricordo. Ti ricordi che avevi paura dei vermi, eh? Non volevi toccarli, eh? Ti ricordi che dicevi sempre che ti mordevano? Lo facevano! Ti mordevano! È vero. Ti mordevano! Te ne ricordi? Mm-hmm. E c'è un'altra cosa. Ti ricordi quella canzone quando ti rimboccavo le coperte? Tu volevi sempre che te la cantassi. Mm. Te ne ricordi? Mm-hmm. Let me call you, sweetheart. I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too.